see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. Apriamo questa puntata con la 15ª edizione di ASI Moto Show sulla pista di Varano de' Melegari, dove si sono dato appuntamento più di 700 collezionisti, tantissimi piloti e molte mostre tematiche, tra cui quella della Motom, di cui vi raccontiamo la storia. Poi andiamo a Napoli, alla Coppa Primavera sulla costiera amalfitana. Lasciamo moto e macchine per guardare ai camion con storici del trasporto nelle tre valli organizzate dal club Gino Tassi. Ritorniamo in macchina con il Terre di Canossa, con l'esito finale dove la coppia Vesco Guerini ha ottenuto il poker con la quarta vittoria consecutiva. E infine siamo ad Agira per la 18ª edizione del Motor Expo. ASI Moto Show è la storia della moto in pista, dei modelli degli uomini che l'hanno scritta e che è stata rispettata anche nella cerimonia di inaugurazione della 15ª edizione. Il presidente dell'ASI Roberto Loi, Palmino Poli e Ariel Azzori, che sono i responsabili insieme all'Automobile Club Storico Italiano di questo evento, il sindaco di Varano de' Melegari Giuseppe Restiani e l'onorevole Giuseppe Romanini sono saliti a bordo di alcuni dei mezzi più datati tra quelli presenti per il giro d'apertura ufficiale. Questa è ormai una tradizione consolidata nel tempo, contribuisce ad avvicinare gli organizzatori a tutti gli appassionati. Lo dicono i numeri e i record, ad iniziare da quello dei visitatori, che hanno letteralmente invaso l'autodromo Riccardo Paletti, mai così affollato, per continuare con i 720 iscritti, suddivisi in 18 batterie, senza contare quasi una cinquantina di piloti del passato, la parata dei campioni e quelle abbinate a mostre come la produzione Motom o a rievocazioni come quelle delle 125 Sport Production o l'esibizione dinamica delle moto protagoniste di molti film di successo e poi ancora ben 25 sidecar da competizione. 15 volte di ASI Moto Show, ma tutti con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia della prima volta. È un traguardo importante che ha dato ragione a chi nel 2002 ha voluto proporre una manifestazione capace di mettere insieme tutti gli appassionati di motociclismo storico, da quelli dei modelli delle origini a quelli ipertecnologici del Gran Premio, dagli scooter ai sidecar, pur mantenendo di ciascuna le sue peculiarità di impiego e di funzionamento, grazie alla suddivisione in varie batterie. Ma dà ragione anche all'ASI, che ha fornito l'indispensabile supporto, facendone la sola manifestazione che ha mantenuto il suo svolgimento in totale autonomia rispetto a quella che a Torino concentrerà tutte le altre tipologie di veicoli in occasione del 50° anniversario della fondazione della federazione. Sul significato di ASI Moto Show sentiamo l'onorevole Romanini. Ho frequentato più quello che riguardava una passione per le macchine agricole e per le macchine d'epoca. Devo dire che oggi per la prima volta mi sono avvicinato al mondo delle moto storiche ed è qualcosa forse ancora più appassionante, perché andiamo ancora più indietro. Io ho visto delle cose strabilianti oggi. Sono venuto perché gli organizzatori sono degli amici, stiamo ragionando su qualche modifica anche al codice della strada per rendere più semplice questa passione per chi è veramente appassionato, e poi perché sono un parlamentare del territorio e le cose belle che si fanno sul territorio, che segnalano, come dicevo prima, la capacità di fare, una capacità tecnica che non è comune a tutto il mondo, che noi abbiamo e altri non possono dire di avere, mi interessa, e tutte queste cose cerco di sostenerle per quanto possibile nel mio ruolo di parlamentare. Grande entusiasmo lo manifesta anche Giuseppe Restiani al suo primo mandato di sindaco in occasione di ASI Moto Show, che sull'emozione del giro in sidecar è unica, ovviamente è stata una cosa meravigliosa. Ovviamente poi, tolto l'imbarazzo dei primi 20 metri, poi a questo punto c'era anche la volontà di dare un contributo a far girare questa moto, che veramente era una cosa spettacolare. È stato bellissimo, veramente non mi stancherò mai di dire che è un orgoglio da parte mia poter aver dato inizio a questa bellissima manifestazione. Per gli amici telespettatori, queste sensazioni non le hanno assaporate girando nel paddock o viste in diretta dagli spalti dell'autodromo di Varano Melegari, cercheremo di rimediare già nel corso di questa puntata con una serie di servizi dedicati al grande spettacolo del 15º ASI Moto Show.
iniziamo con la mostra intitolata La Moto nella realtà produttiva italiana. La Motom ha avuto un ruolo primario nella storia della motorizzazione con una serie di modelli che per una ventina d'anni hanno segnato l'evoluzione tecnico-stilistica della motocicletta. La produzione di oltre 500.000 di esemplari del 48 e l'esposizione permanente al MoMA, il Museum of Modern Art di New York, del 98 TS, solo per citare due esempi, testimoniano quale importanza e significato abbiano avuto nel secondo dopoguerra i modelli prodotti dall'azienda fondata a Milano dai De Angeli Frua, una famiglia di industriali del settore laniero. Le vicende legate a quella che era la società Motom italiana sono state raccontate nella mostra tematica allestita ad Asi Moto Show attraverso l'esposizione di fotografie, riproduzione di documentazione tecnica e soprattutto dell'intera gamma dei modelli. Un'iniziativa che è stata voluta, come dice Enrico Ferrari, uno dei curatori. Naturalmente ci ha spinto il desiderio di far conoscere la gamma della produzione della Motom, che non era soltanto il 48 che tutti conoscono, costruito in 500.000 esemplari, ma ci sono anche altri mezzi da lavoro, agricoli, motopompe, motocarri, motozappe, nelle varie versioni, e anche motorette di cilindrata maggiore del 48, quindi il 160, il 100, ci faceva piacere farli conoscere agli appassionati motociclisti. Avete avuto un buon riscontro di ricordi? Moltissimi, diffusissima a macchia in Italia. Dal siciliano al romagnolo al piemontese, mio papà ce l'aveva, mio nonno ce l'aveva, l'ho comprata nuova, sì, questo consenso c'è stato. A rendere ancora più interessante questa panoramica ha contribuito la presenza del 24B, il prototipo che è considerato il papà di tutti i modelli, qui entrati in produzione e fino al suo ritrovamento nel 2001 da parte di Corrado Baracco, ne faceva il modello più ambito da tutti i collezionisti Motom. Il primo Motom di serie è il Motom Vince perché è il primo entrato in produzione, ma in verità se ci vogliamo spostare qua ti faccio vedere alcuni appunti del diario dell'ingegner Falchetto, autografi. Lui nel 47 ci sono delle pagine datate 1945. Comincia a pensare qualche cosa per motorizzare l'Italia nell'imminente dopoguerra e comincia a pensare un veicolo. Lui è appassionato di aeronautica militare, comincia a mettere queste sigle e mette B-24 su uno di questi suoi progetti, che in combinazione è la sigla del bombardiere B-24 che aveva fatto storia durante il periodo bellico. Lui oltre a questo ha degli altri progetti, qui abbiamo una fotografia, una realizzazione del B26 che è il 160 di cilindrata del quale non sono mai riuscito a rintracciare, eppure qua c'è il manichino in legno esiste da qualche parte, forse esiste ancora, chi lo sa, là ci sono dei disegni iniziali sempre del B24 65 di cilindrata con carrozzeria un po' diversa da come lo vediamo oggi, perché comunque sia ha avuto tante evoluzioni. Le caratteristiche principali sono due, le più salienti: la trasmissione a cardano, che purtroppo per ragioni di costi non è mai stata potuta adottare in produzione, la forcella telescopica anteriore, altro costo altissimo, e poi una particolarità, la sezione del motore richiama molto una fetta di un 4 cilindri automobilistico. Alcuni automobilisti appassionati ritrovano delle caratteristiche che Falchetto utilizzò nella progettazione della Lancia Lambda, addirittura sulla particolarità interna del motore. Però i due punti salienti sono senz'altro il cardano e la forcella telescopica, che per quegli anni è una cosa eccezionale. Tutta la gamma Motom è stata caratterizzata da una grande cura per un design esclusivo e raffinato, iniziato con il 48, continuato con il Delfino 160 e culminato nel 98 T e TS, così come una grande attenzione soprattutto con le varie versioni del 48 a quattro tempi, è sempre stata posta nel contenimento del consumo di carburanti, tanto da farne uno dei ciclomotori preferiti da chi era attento anche all'economia d'esercizio. Questo ne ha fatto il mezzo ideale per lavoratori e studenti, ma non ha impedito al Motom 48 una brillante carriera sportiva, attraverso una messa a punto, come ci racconta Giulio Pernigotti, uno degli ex piloti ufficiali. Il lavoro è stato fatto dall'ingegner Maffei e dall'ingegner Remor, che era quello che poi ha fatto la Gilera, l'MV, insomma. Prima,
Sì, sì, prima la Gilera, insomma, ha fatto le barre di torsione, insomma, ha trasformato un po' la moto, insomma, ha tirato il massimo che si poteva fare di un aste bilancieri, perché è un motorino aste bilancieri, cioè lui ha ricavato quello che si poteva, perché praticamente un motorino che dal 1958 andava via a 110-115 all'ora senza carenatura era una cosa impensabile, insomma, ecco. A parte il record, che sono stati fatti dei bei record, che poi abbiamo perso una quarantina di minuti per via che pioveva, che Dio la mandava, e si era bagnato l'impianto elettrico, se no il record sarebbe stato ancora più alto. Oltre alla squadra che ha stabilito i 5 record mondiali, Pernigotti con il Moto 48 ha vinto anche il campionato italiano di velocità in salita, un titolo che il piccolo ciclomotore della casa milanese dal 1959 al 1962 si è aggiudicato per 5 volte. Davvero niente male. Un avvio di stagione in grande stile per il Classica Club Napoli, che nel weekend del 2-3 aprile ha dato vita alla seconda rievocazione turistica Coppa Primavera, nuovamente in collaborazione con il salernitano Mito Detta Club, lungo le strade della costiera amalfitana nel tratto Maiori-Ravello. Grazie alla perfetta organizzazione dello staff, diretto dal presidente del Classic Car Giuseppe Cannella e coordinato dal neo vicepresidente Raffaele Cocozza, coadiuvati dal Mito Detta Club con a capo Antonio Amabile, la kermesse dedicata ad auto storiche e Ferrari ha riscosso molto successo ed ha contato su una cospicua partecipazione, addirittura superiore alle aspettative. Significativo il sostegno delle amministrazioni comunali, a cominciare da Maiori, che ha patrocinato l'evento, al quale ha presenziato il sindaco Antonio Capone. Guardi, tutte le iniziative di questo genere, in modo particolare questa legata al mondo delle auto storiche, delle auto d'epoca, sicuramente è molto apprezzato, ma tutte le iniziative di questo genere sono molto, diciamo, per noi rappresentano il focus del nostro modo di intendere la promozione del nostro territorio, delle nostre bellezze, delle nostre eccellenze. Anche il sindaco di Minori, Andrea Reale, in compagnia dell'assessore Sergio Bonito, si è dichiarato entusiasta dell'iniziativa. Oltre 80 vetture di notevole interesse collezionistico, provenienti da diverse regioni, accanto ad auto moderne di forte appeal, si sono dunque date appuntamento a Maiori nel pomeriggio di sabato 2 aprile presso l'Hotel San Francesco, sul lungomare della bella cittadina salernitana. In primo piano ovviamente le rosse di Maranello, declinate in esemplari rappresentativi di ogni pagina del marchio del Drake. Ma nel contesto di una bella rassegna evocativa, la carovana della Coppa Primavera ha compreso anche un foltostuolo di altre magnifiche creature a quattro ruote, prodotte dall'industria automobilistica mondiale, fra cui Fiat, Alfa Romeo, Porsche, Maserati, Triumph, Mini, Jaguar e Mercedes-Benz, oltre ad un consistente nugolo di Lancia Delta, in tutte le interpretazioni della splendida icona italiana dei rallies. La manifestazione ha goduto anche della presenza di piloti del calibro di Gianluigi Picchi, che con i colori dell'Auto Delta è stato campione europeo turismo, in compagnia di Leandro Lavecchia. Nella mattina di domenica le vetture hanno sostato in mostra statica su Corso Regina a Maiori, sotto la solerte attenzione della Polizia Municipale. Lo start poi a mezzogiorno per la sfida nella prova di abilità, valida come primo round del campionato sociale 2016, che si è svolta lungo un tratto cronometrato che da Tramonti ha condotto i partecipanti a Ravello. I vincitori nelle diverse categorie in cui le auto vengono suddivise sono stati: per la Classic Livio Criscuolo, Triumph Tiere 3A, davanti a Giuseppe Morena, Fiat 1100, e a Luigi Iervolino, Fiat 1008. Nella Post Classic, Patrizio Acerino, sul Lancia Fulvia Coupé, ha preceduto Antonio Maglione, Porsche 912, e Carlo Grassi, Triumph TC 1003. Pasquale Soda, su Alfa Romeo 2000 GT, ha vinto la Modern, secondo Gennaro Tortora, Alfa Romeo 2000 GT, e terzo Luciano Desio, Lancia Beta Monte Carlo. Mario Bonanno, Alfa Romeo Spider Veloce 2000, si è invece aggiudicata la Post Modern, seguito da Cosimo Casilli, Porsche 911 Speedster, e Francesco Foglia, Suzuki Santana.
Nella classe Ferrari, primato per Onofrio Ippolito, Ferrari 599. Piazza d'onore per Gennaro Di Tommaso su 360 Modena e terzo gradino del podio per Achille Coppola, Ferrari 348 TB. La categoria ospiti è stata appannaggio del campione CVM Antonino Lavecchia, davanti a Giuseppe Speranza, Lancia Delta Evo 2, e Biagio Turturro, Lancia Delta Evo 1. Infine, sulle terrazze dell'Hotel Rufolo si è svolta la premiazione, conclusasi fra il commento finale del presidente del Classical Club Napoli, Giuseppe Cannella. Abbiamo aperto questo, diciamo, l'annata delle, di queste belle manifestazioni che facciamo di solito, e con questa Coppa Primavera, la seconda edizione, che è stata, abbiamo cambiato un po' l'itinerario, ma siamo venuti qua su a Ravello, dove effettivamente merita la città che ci ha ospitata, anche il panorama, diciamo, i partecipanti aumentano sempre, anzi siamo stati costretti purtroppo malgrado di bloccare una ventina di equipaggi perché c'era proprio la mancanza di disponibilità di parcheggio e anche a livello di ristorazione. Per i collezionisti e gli appassionati dei camion, delle corriere, dei furgoni e di tutto quanto rientra nell'ampia cerchia dei veicoli da trasporto d'epoca, si può dire che ormai l'appuntamento annuale davanti alla Rocca di Sala Baganza sia diventato una consuetudine. Magari qualcuno è attratto dal richiamo storico, culturale e architettonico di quella che è stata anche residenza dei Farnese, dei Borboni e degli Asburgo e dei vari regnanti che si sono susseguiti nel Granducato di Parma. Ma visto che nella grande piazza distante la Rocca San Vitale non ci sono cavalli e carrozze, dame e cavalieri, il richiamo è legato alla terza edizione di Torci del Trasporto nelle Tre Valli, il raduno organizzato dal circolo Camion Storici Gino Tassi con la collaborazione delle amministrazioni comunali di alcune delle località attraversate. Il legame maggiore proprio con quella di Sala Baganza, che del raduno rappresenta il punto di ritrovo e il posto dove, come vedremo nel racconto di questi due giorni, è più forte la presenza dei veicoli d'epoca. E non è un caso che la cerimonia di benvenuto si svolga in questa località e ad accogliere i partecipanti ci sia il sindaco Cristina Merusi. Tra i fedelissimi, che tra l'altro mantiene il primato di arrivare da Brindisi, la località più lontana, c'è Ignazio Demola con un Fiat 640N. Questo è un camion del 1951, partire da Brindisi vuol dire farsi 14 ore di viaggio, tutti interi, senza dormire, con qualche sosta certamente, fare gasolio e qualche pausa a caffè. Quanti litri di gasolio servono per il viaggio? Diciamo che questo è un mezzo che consuma, però essendo che va vuoto, non sforza tanto il motore e quindi consuma come una Giulia, fa 5, massimo 6, dipende dalle salite che incontra, va, dalla fatica che fa, altrimenti mi riesce a fare anche 6 km al litro. Per chi volesse fare calcoli, ai 2400 km del viaggio di andata e ritorno si devono aggiungere quelli del trasferimento nell'ambito del raduno, con la prima frazione che risalendo lungo la vallata del torrente Baganza raggiunge Calestano. È la prima delle tre valli che danno il nome al raduno. I mezzi vengono esposti in mostra statica nella centralissima via Mazzini, che con i suoi ampi portali, spesso affrescati, ricorda i fasti che risalgono ancora all'epoca medievale e poi rinascimentale. Tra gli spettatori più interessati ci sono il sindaco Francesco Peschiera e il suo vice Giuseppe Della Pina, particolarmente attratti dalle corriere storiche, tanto da provare, anche se da fermo, in quali condizioni viaggiavano i passeggeri a bordo della Fiat 626 del 1948, il più datato dei tre pullman presenti in questa edizione. La sosta ha offerto il primo momento conviviale del raduno, che da queste parti significa poter apprezzare alcune delle tante specialità gastronomiche di una delle zone più prolifiche d'Italia, ma anche dare spazio ai ricordi e alle emozioni che ciascun collezionista porta con sé. La partecipazione è piuttosto eterogenea e coinvolge anche molte donne, come Daniela Zigliani, che dice: è una bella esperienza, perché io l'ho cominciata questa esperienza direi da un anno circa, e ho scoperto un mondo completamente diverso, nuovo per me, interessante,
mezzi che non avevo mai visto perché non facevano parte della mia vita, e quindi devo dire sì, è una bella esperienza. Non le viene voglia di guidarli? Me l'hanno proposto, sì, prendi la patente, ma io sono una frana in macchina, col camion direi proprio che sono una frana totale, no, lo lascio fare a chi è esperto di queste cose. La strada del ritorno sembra studiata appositamente per chi apprezza il piacere di guidare, il serpentone dei mezzi di trasporto, che non devono essere necessariamente camion o corriere, come abitualmente intendiamo questi veicoli, ma dà spazio anche ai ben più piccoli, ma per questo non meno importanti, autocarri ricavati sulla base della Fiat 1100-103 del 1956 o dell'Auto Bianchi Bianchina del 1969 o della Citroen HD-An del 1979. Dopo aver attraversato Calestano, in bocca alla Val Sporzana, la seconda delle valli che danno il nome al raduno. Si arriva così a Fornovo e nella vallata del fiume Taro, ovvero la terza valle del titolo. Per camion e corriere la giornata finisce con il ritorno a Sala Vaganza, dove nella stessa piazza da cui hanno preso il via vengono parcheggiati in mostra statica e vi rimarranno sino al termine del raduno. Due corriere, la 626 e la Menarini del 1960 assemblata su base OMT Grotto, sono destinate a riprendere, anche se temporaneamente, il loro lavoro e diventano i veicoli per ogni spostamento successivo. Per concludere la giornata manca il trasferimento al Museo Guatelli nei pressi di Ozzano, una frazione di Collecchio. Il museo è intitolato al suo fondatore e curatore, il maestro Ettore Guatelli, scomparso all'inizio del XXI secolo, offre un'incredibile serie di oggetti del mondo contadino, ma anche dell'uso e del riuso, che illustrano uno spaccato significativo e veritiero del lavoro e dello stile di vita nelle campagne del nord Italia. La seconda giornata è interamente dedicata all'aspetto culturale del raduno. La prima meta è la corte di Giarola. Ad attendere i partecipanti ci sono due musei, quello della pasta e quello del pomodoro. Fanno parte dei musei del cibo di Parma e accompagnano il visitatore a conoscere la storia, le fasi di lavorazione e quant'altro legato a due dei prodotti che hanno contribuito all'immagine gastronomica della città emiliana e della sua provincia. Alla conclusione manca solo l'ultimo momento conviviale della giornata, il programma San Vitale Vaganza. Prima del rientro a Sala Vaganza sentiamo da Cristiano Politi, esponente di spicco del Gino Tassi e vicepresidente della Commissione Veicoli da Trasporto dell'ASI, il bilancio e le prospettive future di questo raduno. Indubbiamente queste sono occasioni per stare in compagnia con gli amici, per parlare di camion, per raccontarci le nostre storie. Se poi unite a queste occasioni ci sono delle località interessanti da visitare, ci sono delle amministrazioni che ci ospitano volentieri, che invece di metterci i bastoni fra le ruote favoriscono la nostra presenza, sono tutti fattori che sicuramente consentiranno un prosieguo di questo evento. Prima di diventare storici da collezione, i veicoli del trasporto sono stati veicoli del lavoro. La loro raccolta e conservazione assumono un'importanza fondamentale anche dal punto di vista sociale. È bello sapere di poter contare su amministrazioni che non dimenticano il passato, pur guardando al futuro. Dopo aver sentito opinioni e previsioni di alcuni dei 105 protagonisti dell'edizione numero 5 del Terre di Canossa alla partenza della prima delle tre tappe dal piazzale della Pilotta Parma, vediamo e seguiamo le fasi della gara e dei suoi 600 e passa chilometri di percorso attraverso Emilia Romagna, Liguria e Toscana. A far calare gli equipaggi nello spirito agonistico bastano i pochi chilometri che separano Parma dall'autodromo di Varano Melegari, con il Riccardo Paletti che diventa teatro delle prime prove speciali. La sfida con il cronometro e l'impegno di guida continuano sulle strade dell'Appennino, con il susseguirsi delle curve che portano al passo 100 croci per poi scendere in Liguria, verso il mare, dove alla Spezia si aprono le porte dell'arsenale della Marina Militare. C'è appena il tempo per una breve sosta prima che davanti agli equipaggi si apra il grande palcoscenico naturalistico delle Cinque Terre. Il problema maggiore a guidare su queste strade è rappresentato dalla difficoltà di mantenere la concentrazione davanti ad uno spettacolo simile. Per fortuna che Chelerici la si può ammirare durante una sosta. Ma non c'è spazio per il sentimentalismo. La gara deve andare avanti sino all'arrivo di tappa di Bocca di Magra. La seconda giornata si svolge interamente in Toscana, con il via da Forte dei Marmi. Cambia il percorso, ma non la principale caratteristica da abbinare strade di grande spettacolarità con località ricche di fascino e di bellezze architettoniche. Il primo tratto porta i concorrenti a Pisa, con il controllo timbro in Piazza dei Cavalieri, dove c'è la sede della celeberrima Scuola Normale.
il Terre di Canossa va oltre le antiche rivalità tra le città toscane e crea una sorta di gemellaggio con Lucca, la meta successiva che viene raggiunta transitando sopra il Monte Serra, una sorta di baluardo naturale tra le due località. A Lucca lo scenario che hanno di fronte gli equipaggi è insolito e per molti è inedito, potendo ammirare la città dalle cinquecentesche mura dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che solitamente sono chiuse al traffico e in questa occasione si trasformano in una sorta di autodromo naturale. A rendere ancora più festoso l'arrivo delle macchine alla Real Collegio ci sono gli sbandieratori, prima del trasferimento nella caratteristica piazza anfiteatro, dalla forma rotondeggiante interamente delineata da palazzi storici. Quella di Lucca è solo una sorta intermedia in attesa di arrivare a Pietrasanta, che Botero ha contribuito a far conoscere nel mondo con le sue statue e che per questo è diventata la città degli artisti. La sosta è prevista in Piazza del Duomo, che serve soprattutto agli equipaggi non prioritari per rinnovare le energie in attesa di contendersi il trofeo Eberhard nelle prove specifiche da disputare a Forte dei Marmi, dove si chiude anche la giornata agonistica. Ma non si chiude quella mondana con il beach party sulla spiaggia del Bambaissa, uno degli appuntamenti più attesi dai partecipanti. Abbandonato il look festaiolo, la mattina successiva dal lungomare di Forte dei Marmi ha preso il via la terza tappa, quella conclusiva e decisiva. Dal mare della Versilia il percorso si dirige nuovamente verso le vette dell'Appennino per far ritorno in Emilia per l'epilogo finale. Ma prima ci sono ancora diverse prove speciali concatenate da disputare, così da lasciare aperta ogni possibile soluzione di classifica. La strada non è delle più facili per le vetture più datate, ma la capacità di guida annulla ogni problema. Ai 1300 metri del passo radici, in molti, soprattutto piloti e navigatori delle varie barchette presenti, hanno impianto il clima di qualche ora prima. A rimettere tutto a posto contribuisce la sosta a Montefiorino, che rimette tutto in forza per il rush finale con l'arrivo a Reggio Emilia, dove ad attendere la Terre di Canossa mancano solo le prove sui ponti di Calatrava, chiuse al traffico per l'occasione. Per la bandiera a scacchi mancano i pochi chilometri che portano gli equipaggi in centro città, con le macchine che vengono esposte in Piazza del Duomo. Prima dell'arrivederci a Canossa, mancano solo le premiazioni nella sala del tricolore, con Vesco Guerini, che con la Fiat 508 Sport del 1934 c'entra nel poker, ottenendo il quarto successo assoluto consecutivo davanti a Di Pietra Di Pietra con la Fiat 508C del 1938 e a Margiotta Perno con la Volvo PV 544 Sport del 1965. Nella classifica dame, successo di Bignetti Bignetti Ciatti con la Fiat 508 Sport del 1936. Motor Expo, la mostra scambio di Agire in provincia di Enna ha spento le 18 candeline. Un traguardo importante e significativo che testimonia la passione dello staff organizzativo e il seguito e l'interesse che questo evento ha saputo conquistare. È stata una crescita costante, partita dal ristretto ambito locale per poi espandersi alle zone limitrofe, quindi all'intera Sicilia e a tante altre regioni vicine. Lo ha fatto puntando su ogni settore del collezionismo motoristico. Auto, moto, ricambi, abbigliamento e documentazione hanno trovato il loro spazio in un evento che, come dice Filippo Spalletta, da sempre grande promotore d'iniziativa e presidente del club Motori d'Epoca Gira. Basta dare un'occhiata per rendersi conto effettivamente che stiamo assistendo ad un fiume di visitatori che stanno affluendo dalle diverse località della Sicilia e direi ancora di più abbiamo constatato che ci sono anche visitatori dal meridione, da tutto il meridione d'Italia. Dire Motor Expo significa passione per i veicoli storici, significa congregazione, significa appuntamenti che tutti gli appassionati ogni anno colgono l'occasione per rivedersi, per condividere la passione che le unisce, la passione per i veicoli storici. Oltre ad essere un grande momento di incontro, gli scambi non sono solo culturali. Motor Expo rappresenta anche un'ottima opportunità commerciale per tanti collezionisti locali, che possono così evitare di affrontare la lunga trasferta alle mostre del centro-nord Italia, soprattutto per la ricerca dei ricambi, come conferma Orietta Valla, di Tutto Lombretta di Reggio Emilia.
andiamo benino, la gente partecipa volentieri e si riesce a fare dei buoni affari. E se lo dice uno dei maggiori rivenditori specializzati nei ricambi per scooter, che sono i veicoli d'epoca di più forte richiamo in tutti i mercatini nazionali, non c'è di che dubitarne. E su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per poter rivedere tutto quanto è stato trasmesso, ma soprattutto per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.